Siamo qui nella sede del Consiglio Nazionale Forense a Roma in compagnia dell'avvocato Carla Guidi, che è stata per 7 anni consigliere al Consiglio Nazionale Forense, per ben 4 tesoriera, ma soprattutto è stata la promotrice dell'acquisto della sede in cui ci troviamo oggi. Come mai, se parlava del 1999, si è deciso di acquistare una sede per gli avvocati? Eravamo nella nostra sede legale prevista per legge nel Ministero di Grazia e Giustizia, dove effettivamente c'era una stanza per il presidente, una per la segreteria e l'uso di quello che era il parlamentino che condividevamo anche con altre libere professioni. L'esigenza era proprio di avere degli spazi dove lavorare, dove confrontarci senza essere in casa del ministro. Io la vedevo un po' così, con tutto quello che ne consegue, la guardiola, la sicurezza, il pass, che era un po' sempre una complicazione. Poi cominciai a frequentare gli altri consigli nazionali, quindi andavo in casa dei notai, dei commercialisti, vedevo questi palazzi ben organizzati, dico, ma perché noi avvocati no? Quando nel secondo triennio del mio incarico diventai tesoriere, mi resi conto che c'era un consistente accantonamento economico che non era neppure giustificato che avessimo. Dissi: questi soldi non li possiamo tenere, se servono per trovarci una casa, ha la sua giustificazione e impegniamoci in questo. Quali sono stati i criteri, principali che l'hanno fatta optare per questa soluzione? Mi riferisco a questo palazzo. Eravamo decisi sul rimanere nel centro storico in zona ministero, perché quella sede legislativa presso il ministero era un nostro privilegio al quale non volevamo assolutamente rinunciare. Quando vidi l'immobile dal di fuori, dissi: vabbè, il ministero è lì dietro, quindi siamo vicini. È semplice. Questa linearità della facciata, delle aperture, delle finestre, eccetera, mi dette subito un senso di possibile, è possibile. Quando poi lo vidi dentro mi innamorai, letteralmente. Chiamai subito il presidente Buccico, che venne con me e disse: ci dobbiamo impegnare per questa cosa perché è la casa dell'avvocatura. E lì nacque proprio, come mi piace ancora chiamarlo, perché non è più la casa del ministro, è la casa dell'avvocatura. Questo luogo sicuramente rappresenta un segmento molto importante per quanto riguarda la storia del secondo 600 a Roma. Si tratta di un appartamento che vede la realizzazione da parte di un artista reatino che si chiamava Carlo Cesi in occasione di importanti nozze, le nozze tra la figlia di Pietro Boncompagni Corcos, Maddalena, e Filippo Camerata di Ancona, che avrebbero dovuto abitare poi questo palazzo. Il filo conduttore sono dei racconti desunti in parte dai testi canonici, le Metamorfosi di Ovidio, e in parte recuperati da un rapporto molto serrato che l'artista ha con le decorazioni di Palazzo Farnese. Ci sono temi che in qualche modo, secondo quello che è il principio del decorum, cercano di corrispondere attraverso le immagini ai principi di morale e di etica che dovevano essere tramandati per il buon nome della famiglia che qui doveva risiedere. Qual è stato l'aspetto che più l'ha colpita entrando per la prima volta dalla porta? Prima di tutto la bellezza, la luce, bellissimi affreschi, fregi, queste decorazioni così importanti. Era completamente vuoto. Poi, studiando, le architette che curarono il restauro hanno ritrovato tutto l'elenco dei mobili e degli arredi che erano nella casa e che fanno parte di questo lascito di Pietro Boncompagni alla figlia Maddalena, che avrebbe dovuto vivere qui per sempre. Io sento che l'avvocatura vivrà qui per sempre come voleva Boncompagni, per la figlia.
In questo momento ci troviamo in una delle stanze probabilmente più peculiari del palazzo, che è la cappella. Sì. Ci può raccontare qualche cosa sul senso di una stanza di questo tipo nel palazzo e in particolare su che cosa rappresentano questi affreschi e questi marmi? Allora, intanto in qualsiasi palazzo nobiliare che si rispetti, un luogo di preghiera privato doveva esistere. E in questo luogo avviene una storia, ancora una volta, di particolare importanza anche per la devozione pubblica e non solo privata di un'immagine come questa dipinta d'affresco della Madonna di Monte Giordano, che in effetti in origine era stata sistemata in esterno e che, quasi a dimostrarne l'esigenza di una salvaguardia, viene poi ricoverata all'interno, diventando il centro più importante della devozione. Dal testamento ritrovato in occasione degli studi fatti durante i lavori di restauro si è capito che questa piccola ma straordinaria scenografia dipinta d'affresco fungeva da una sorta di palcoscenico per l'allestimento del presepe. Se poi ci guardiamo intorno, mi sembra quasi che le scelte dei partiti decorativi che vengono adottate in questo piccolo ambiente siano un po' una summa, cioè con un riferimento molto forte a quei santi, a quei rappresentanti della Chiesa cristiana, abbracciata da poco dalla famiglia Corcos, che costituiscono i capisaldi, no? La struttura portante della nuova religione. Quindi abbiamo Carlo Borromeo, ovviamente Giuseppe con la verga fiorita, quindi rappresenta un momento di passaggio tra il Vecchio Testamento e il Nuovo. Poi ovviamente ci sono i padri San Francesco e San Domenico e San Filippo Neri, quindi la devozione fortissima con i filippini dell'oratorio viene rinsaldata anche qui. Il riferimento alla scuola dei Carracci è molto forte il riferimento all'uso della grottesca, che da Raffaello in poi diventa in effetti una sorta di filo rosso in tutti i partiti decorativi dei palazzi nobiliari, e poi ancora una volta l'omaggio ai capisaldi, quindi voi vedete Pietro e Paolo con accanto alcune delle scene che ne raccontano l'attività di proselitismo. Io trovo che sia veramente di grande importanza il fatto che questo luogo, che diventa la casa dell'avvocatura, è anche un luogo che in sostanza viene restituito finalmente alla godibilità pubblica e viene recuperato in toto nei suoi partiti decorativi.